ragione. Dobbiamo dimostrare per una volta nella vita che l'Italia porta avanti una bella cosa. Una cosa è certa, questo deve essere l'ultimo anno in cui l'Italia non ha il reddito di cittadinanza. In Italia ci sono 6 milioni di persone che vivono in povertà assoluta, oltre 4 milioni di persone vivono sotto la soglia di povertà alimentare. Il reddito di cittadinanza è una vera misura economica, è l'unica misura attuale e strettamente necessaria per riuscire a far ripartire il paese. Noi siamo in un paese tutt'oggi, nonostante i proclami, che ha solo il 49% dei cittadini in età da lavoro impiegati. Questo movimento andrà avanti e il reddito di cittadinanza lo portiamo a casa. Mentre al Senato il Movimento 5 Stelle faceva di tutto per far approvare la legge sul reddito di cittadinanza, alla Camera i partiti facevano passare una legge truffa che sbloccava 45,5 milioni di euro che finivano nelle loro casse. Peccato che andavano addirittura oltre, cioè diffamavano il Movimento 5 Stelle affermando che non avevamo i criteri democratici per poter accedere a questi soldi pubblici. Vedete, avete anche detto che noi mettiamo l'età... i soldi nelle tasche, le mani nelle tasche dei cittadini. Siete forse accorti, e i dati sono del 10 agosto, che invece i cittadini hanno uscito il loro portafoglio e hanno dato i soldi ai partiti, già il 10 agosto 1 milione, e vedremo a fine anno. Noi questi criteri li abbiamo tutti, ma a differenza loro abbiamo deciso di non mettere le mani nelle tasche degli italiani. Abbiamo rifiutato 42 milioni di euro e ci dimezziamo gli stipendi che servono a far aprire centinaia e centinaia di imprese. Quelle imprese che a causa della loro politica fatta di tasse e di tagli stanno chiudendo. Nel frattempo, vedete se riuscite ad incassare pure questi, c'è scritto facsimile, ma forse riuscite a fare pure con questo? Sapete, vergogna, chiedo vergogna. Ai commessi di togliere... Quando siamo arrivati qui nel Parlamento europeo abbiamo trovato un'Europa di carta, ovvero un'Europa che era in grado di riconoscere i diritti fondamentali soltanto sui trattati, sulla carta, ma non nella pratica, non nella realtà. Come proprio del Movimento 5 Stelle abbiamo cominciato a denunciare tutte le violazioni dei diritti fondamentali che avvengono sul territorio europeo. Facciamo riferimento a storie di vita quotidiana, bambini che nascono già malati di cancro a causa della presenza di rifiuti tossici e di discariche abusive. 122 milioni di poveri, abbiamo accostato alla denuncia delle proposte. Proprio ieri è stato approvato il rapporto con il quale abbiamo proposto un nuovo meccanismo di tutela dei diritti fondamentali. Abbiamo proposto un meccanismo che contempli un monitoraggio paese per paese con degli indicatori obiettivi per valutare se uno Stato membro è garante dei diritti fondamentali oppure sta commettendo delle violazioni e soprattutto per coinvolgere la cittadinanza, coinvolgere la società civile, renderla partecipe di quelle decisioni che poi ricadono sulla vita quotidiana. Il Movimento 5 Stelle ha già ottenuto risultato. 3 mozioni per ricorrere alla Corte Costituzionale contro la buona scuola approvate in Veneto, in Puglia e in Lombardia. Questo è un primo step per sostenere insegnanti, studenti, presidi, perché la buona scuola ha dei profili di incostituzionalità e possiamo cancellarne tante tante ingiustizie. Renzi e Giannini buttano nel caos totale la scuola in questi primi giorni di scuola. Le supplenze restano, abbiamo 2000 scuole senza dirigente e i genitori continueranno a pagare salatissimi costi di libri e contributi volontari, perché le risorse sono state tagliate a tutte le scuole. La scuola è un organo costituzionale, come diceva Calamandrei, perché pompa il sangue della democrazia all'interno della cittadinanza di un paese. Quindi questa battaglia per l'incostituzionalità della legge 107 di Renzi è una battaglia di cittadinanza in primo luogo. Un grande risultato che parte dal Veneto, un'onda che parte da Venezia contro la deportazione degli insegnanti, che dovranno essere obbligati per questa riforma a fare migliaia e migliaia di chilometri da casa loro. Bene, noi ci opponiamo con tutte le nostre forze per preservare la salute della scuola, degli insegnanti e di tutte le famiglie. Negli ultimi anni ci ha governato prima il governo Berlusconi, che ha aumentato la spesa corrente di 206 miliardi e le tasse di 156. Il governo Prodi dal 2006 al 2008 ha aumentato la spesa pubblica di 60 miliardi e le tasse di 52. Il governo Monti, persino lui, è riuscito ad aumentare la spesa di 8 miliardi e le tasse di 20. Ed anche Letta
ha aumentato la spesa corrente di 11 miliardi e le tasse di 12. E adesso arriviamo al governo finalmente del giovane Premier. E secondo il DDL 2008, non l'ha scritto nessun gufo, ma l'ha siglato Padoan, si evince che rispetto al 2013 le spese complessive passano da 753 a 811, il saldo netto da finanziare da meno 28 a meno 53. Quei 67 miliardi di nuovo debito pubblico potevano servire ad abrogare l'IRAP per le piccole e micro imprese, ad introdurre il reddito di cittadinanza, e sono certa di quello che dico. Queste manovre sì che avrebbero dato un impulso all'economia. Il Movimento 5 Stelle purtroppo, con rammarico, è costretto a dire nuovamente no a come si spendono i soldi, perché l'economia è fatta di sicurezza, di ottimismo, di verità e di serietà, cosa che invece purtroppo questo governo non ha. Il servizio pubblico radio televisivo è molto importante in una società democratica, perché può sviluppare il senso critico delle persone, può farti avere visioni del mondo differenti e quindi creare una cultura avanzata nel paese. Ed è per questo che ho contestato profondamente la trasmissione di Bruno Vespa, nella quale ha invitato la famiglia Casamonica, perché si è trattato un tema così importante come la mafia a Roma in un modo davvero salottiero. Ed è per questo che nell'immediato ho inviato un'interrogazione alla RAI chiedendo chiarimenti in merito su tutta la questione e anche chi fossero i responsabili, e proprio per questo la settimana prossima audiremo Leone, il direttore di Re1, per chiedergli tutti i chiarimenti del caso. Non molleremo di un solo centimetro, andremo avanti nella valorizzazione del servizio pubblico, che deve essere indipendente sempre da qualsiasi tipo di potere. In Commissione Giustizia oggi abbiamo di nuovo affrontato le unioni civili, ancora siamo stati testimoni dello scandaloso ostruzionismo organizzato da NCD e da un PD inerme che continua a non imporsi e a barattare questi diritti con NCD per ragioni che sono di opportunismo politico al di fuori degli interessi dei cittadini. La prima ragione è che continua a non calendarizzarsi in aula il provvedimento, e questo permette un rimpallo tra capogruppo del PD Zanda in Senato e presidente della Commissione Giustizia, sempre in Senato, Nitto Palma, per cui non si riesce a terminare il lavoro in Commissione. La seconda ragione è che la Boschi ha continuato anche oggi a rimandare. Prima si era parlato di finire il provvedimento entro il 15 ottobre, adesso già si parla di novembre. Questo perché? Perché ci sono di mezzo le riforme costituzionali. Inoltre, le argomentazioni che stiamo sentendo sono insulti ai cittadini, agli studiosi, agli psicologi, agli antropologi, al mondo scientifico. Continuiamo a sentire cose allucinanti come che l'orientamento sessuale è culturale, oppure che la gente cambierebbe sesso così a comando quando decide, svegliandosi una mattina magari maschio e la mattina dopo femmina. Il Movimento 5 Stelle non ci sta più, è determinato a far discutere questo provvedimento, molto importante per molti cittadini, e non fare assolutamente parte del gioco, appunto, che stanno facendo NCD e PD. I cittadini europei hanno detto con più dell'80% di percentuale che non vogliono il cibo clonato, non vogliono la clonazione. E lei, signor commissario, ma come si permette a mettere in dubbio un sondaggio che è stato fatto in tutta Europa? Il Parlamento europeo vieta in modo permanente la clonazione animale per produrre carne e latte. Nel corso della plenaria di Strasburgo, infatti, l'Aula ha votato a favore della proposta del Movimento 5 Stelle, che ha dato seguito ai risultati dei rapporti scientifici e soprattutto alle richieste dei cittadini europei. La scienza l'avete tanto nominata, avete nominato solo due righe dell'EFSA. Perché non vi siete letti tutti i rapporti che hanno fatto dal 2008 fino al 2012. Loro dicono che non hanno dati sufficienti per certificare al 100% la sicurezza degli animali clonati che diventeranno cibo. Voi non avete il diritto di utilizzarci come cavie. A chi deve favori? Perché non ascolta i cittadini? Noi qua in Parlamento siamo qua per portare la loro voce, non i vostri interessi economici. Freccero per noi è un patrimonio di professionalità che mettiamo a servizio della televisione pubblica e che è totalmente indipendente dal Movimento 5 Stelle, come oggi abbiamo visto nel post. Questo significa volere un servizio pubblico indipendente, che è l'unico motivo per cui può esistere un servizio pubblico. Se il servizio pubblico non è indipendente...